Colpo della BC Servizi Scuola Basket Arezzo che vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato di Serie B contro la capolista Costone Siena. Una partita intensa e vibrante che nel secondo quarto ha visto la formazione ospite condurre con autorità prima di subire la rimonta aretina. La partita si apre con una tripla di Toia che prova a dare energia alla squadra e che tocca il 9-3 su un canestro di Lemmi. La Vismedere insegue e poi piazza un parziale di 7-0 che permette alla squadra di coach Belletti di passare a condurre fino al 25-21 della prima sirena. Il momento positivo degli ospiti prosegue poi anche nel secondo quarto e le due squadre vanno a riposo sul 46-36 in favore degli ospiti. Al rientro in campo si vede un'altra BC Servizi che aggancia subito gli avversari riscaldando anche il Palasport Estra. Nel momento di difficoltà la Vismedere si affida al tiro da tre con una percentuale che per larghi tratti della partita è stata ben oltre il 50% di realizzazione. La SBA però vende cara la pelle e con le unghie rimane incollata agli avversari. Molto avvincente l'ultimo quarto con un continuo superarsi tra le due squadre. A 5 minuti dalla fine il Costone prova a dare una spallata importante e conquista 5 punti di vantaggio a 2 minuti dalla fine. Quando sembra finita Bischetti accorcia le distanze e poi è in difesa. Prima Prenga, poi Bischetti portano così la SBA 82-81 a 19 secondi dalla fine. Nell'ultimo possesso la BC Servizi spende con oculatezza il fallo a disposizione prima di raggiungere il bonus lasciando solo 4 secondi e 6 decimi agli avversari per trovare il tiro della vittoria. Sulla rimessa per la Vismedere però sono le mani di Calder a sporcare un pallone che finisce a fatica nelle mani di Paoli che non riesce a segnare da 9 metri facendo esultare sulla sirena il Palasport Estra. Adesso un giorno di riposo per gli Amaranto prima di tornare a preparare un'altra grande sfida in programma domenica prossima quando al Palaestra arriverà la stosa Virtus Siena dell'ex coach SBA Marco Evangelisti. Quando io dico che le partite vanno giocate col cervello per 40 minuti senza mai dover insomma concedere regali all'avversario è questo, perché poi si decidono all'ultimo secondo. Oggi siamo stati bravi dopo l'intervallo a rientrare in un minuto e mezzo e poi da lì è diventata una partita punto a punto sui nervi, dove ovviamente Costone super squadra ci ha punito sempre anche con i giocatori che magari avevamo deciso un po' di rendere un po' più liberi perché ci stavamo preoccupando di altri. Però poi alla fine direi che il nostro successo è ampiamente meritato e insomma è orgoglio di aver vinto questa partita qua. Queste sono le partite con una squadra che non aveva mai perso, bisognava dar tutto, abbiamo dato tutto e questo ha pagato. Siamo stati bravi anche se loro insomma ci hanno fatto un break a restare lì e rientrare a inizio terzo quarto concentrati e comunque rimettere subito in parità e poi insomma siamo stati anche più bravi di loro nei momenti decisivi, abbiamo gestito meglio i possessi e oggi siamo noi che festeggiamo. Perché loro sono stati in partita tutto il tempo e sono andati sopra diverse volte, però noi siamo stati bravi a rimanere lì e con la testa sempre sulla partita. Alla fine il canestro di Bischetti ha cavato qualche soddisfazione. È una vittoria veramente che fa godere.